Napoli verso una mobilità sostenibile grazie al car sharing 100% elettrico. Questo grazie alla collaborazione GESCO-Renault. Quali sono i vantaggi per i cittadini e quali per l'ambiente? È un investimento coerente con il nostro gruppo che da sempre si è occupato del benessere e dell'agio delle persone, delle regole stesse, dello stare insieme delle persone. Adesso facciamo un investimento anche sulla casa abitata da queste persone e sul tempo abitato da queste persone. Il progresso deve essere solo buono, può essere solo buono, attento a non sprecare, a consumare ulteriori esauribili risorse che il territorio e l'ambiente ha a disposizione. Col car sharing facciamo un'operazione culturalmente importantissima che richiederà un lavoro di lunga lena, molta pazienza, ma diciamo la mentalità, cambiare la mentalità delle persone può essere più contagiosa e potente ancora del Covid. Il buon senso e la saggezza devono prevalere sulla sconsideratezza che ha caratterizzato la crescita scomposta di questi ultimi 30 anni. Ecco, i giovanissimi ci hanno ricordato che c'è un tema che riguarda la giustizia climatica, che non abbiamo molto tempo e soprattutto non abbiamo un pianeta B. Il car sharing comporta esattamente questo: sprecare meno suolo, sprecare meno ossigeno e anche sprecare meno quattrini. Educa le persone a collaborare, a cooperare tra loro, supera il principio della proprietà e consente anche di risparmiare molti quattrini, perché mette nella condizione i singoli cittadini di pagare quel servizio per il tempo, i minuti, le ore strettamente necessarie di impiego, di utilizzo dell'auto. Se parliamo di Renault Zoe, è una vettura 100% elettrica, dunque emette zero CO2 in fase di utilizzo, dunque c'è chiaramente un impatto ambientale. Poi è una vettura che offre 400 km di autonomia circa, dunque puoi anche uscire dalla città. È una vettura che ti dà flessibilità nella ricarica, puoi ricaricare a corrente alternata come a corrente continua e poi i tempi di ricarica a corrente continua si recuperano 150 km in 30 minuti. Chiaramente nell'area metropolitana con questo sistema di car sharing, parcheggi gratis, libero accesso a zone ZTL. E chiaramente tutto questo impatto ambientale, se vogliamo calcolarlo, sono 30 le zoe del servizio Amicar. Se rimpiazzano 30 veicoli termici che fanno 90 grammi di CO2 al chilometro e calcoliamo una percorrenza annua di 12.000 km, che è quello che di solito fa un car sharing in free floating, risparmiamo 30 tonnellate di CO2 all'anno. Dunque veramente un impatto ambientale decisamente molto interessante e chiaramente molti benefici per il cittadino e per la collettività. Il Monte di Procida è un comune che da tempo guarda la sostenibilità. Abbiamo l'83,5% di percentuale della raccolta differenziata, tra le più alte del sud Italia, e oggi siamo convinti nella maniera più assoluta che bisogna guardare all'elettrico. Quindi accogliamo con grande soddisfazione e con grande entusiasmo questa iniziativa. La presenza sul territorio comunale anche di auto elettriche, e vogliamo diventare anche un luogo da cui l'elettrico possa essere propagandato, si possa cominciare a parlare di elettrico e possa cominciare a diffondersi un po' in tutta l'area flegrea, anche oltre. Quindi siamo entusiasti di questa iniziativa.